Ecco a voi Tonia! Grazie! Ciao Livorno! Allora io volevo ringraziare, e se hai piacere di dire due parole, Fabio, puoi venire qua. Non è piacere, non lo voglio neanche mettere in imbarazzo, è lui. Ciao, grazie davvero, guarda. Senti, volevo leggere questi ringraziamenti, ma me ne vengo qui e prendo la scossa. Quindi grazie a Fabio e a tutto lo staff del Dollino in Piazza. Spero di rivederti presto, è stata una serata bellissima. Grazie alla direttrice del Dollino, Roberta. Non passate davanti se non lo leggo, stiamo facendo la retroproiezione, veniteli qua. Grazie a Sabrina e alle prelibatezze della cucina, grazie speciale ad Adriana, grazie a Massimo per l'impianto audio, luci e video, dove sei Massimo non ti vedo, ma grazie. Grazie ancora a Alberto Vincenzoni di Livorno Press, che ho avuto il piacere di conoscere prima, e soprattutto, siccome oggi 21 giugno non torna più, grazie a voi! Spegnere le luci, facciamo una piccola coreografia con i telefonini, noi usciamo di scena e poi questo frangente faccio il mio solito montaggio di tutto il tour e poi lo mando nei reparti di pediatria oncologica, durerà 2 ore e i bambini in quelle 2 ore sicuramente sono un pochettino più spenti. Uno ci prova. Uno ci prova, solo che non fa, non sbaglia mai, che in effetti ha azzeccato tutto tranne l'impianto, quindi era giusto. Allora, lo so che la musica non cambia tante cose e magari che non basta una canzone, però immaginiamoci bambini 24 ore su 24 in un reparto di ospedale tutta la giornata. A noi non ci costa nulla accendere il telefonino come luce di speranza, non come coreografia. So che due bambini sono usciti da un coma ascoltando delle canzoni dei Ricchi e Poveri e Cosimo nel 2005 è riuscito a risvegliarsi da un coma dopo 3 mesi ascoltando la canzone dei Bambini Fanno. Magari non è così, però la musica ha un potere sicuramente. A noi non costa nulla accendere il telefonino, ma purtroppo le luci non le possiamo spegnere, non le spegniamo. Quindi che cavolo la cedete a fare il telefonino che non si vede? No, si vede, si vede. Più telefonini, più luce, più speranza. Finalmente si può dire anche speranza senza far pensare. Ti vedo laggiù, sì. Più speranza, più forza per i bambini e anche più coraggio. Molti ce la fanno. Più telefonini, se ce l'avete tiratelo fuori. Più telefonini, più telefonini, perfetto. Accendete la luce, potete registrare tutto quello che volete, ma accendete la luce del telefonino. Anche di qua, eh. Se ce l'avete anche di qua, teneteli in altissimo, fate il solletico a Dio. Grazie a te. Più telefonini, più telefonini. Ok. Vieni, prendimi di qua. Bambini, bambine, siamo qui nella bellissima e culturale, storica Livorno. Sto per cantare I Bambini Fanno. Sono al Dollino in piazza, un bar ristorante bellissimo. Abbiamo creato un'atmosfera familiare qui a Livorno il 21 giugno del 2024. Vi ho preparato una sorpresa, non sono da solo. Sentite che boato. 3, 2, 1! Mia nonna diceva la seconda viene sempre meglio e mio nonno sorrideva. Non parlava di questo, parlava di altro, ma la sostanza è la stessa. Non fate come ieri che ha segnato la Spagna, fatelo come se l'Italia vincesse l'Europeo. 3, 2, 1! Stai su di loro, stai su di loro. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, ma
magari litigano un po' a proposito, ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove i bambini fanno il mondo.